Allora, amici ascoltatori, eccolo qua il campione dei campioni, tutta l'Italia ne parla, addirittura sulle prime pagine dei giornali, Ernesto Marcello Latini. Buonasera, signor Latini. Come sta? Bene. Allora, sempre più trionfante, sempre più celebre, nelle prime pagine, addirittura abbiamo visto un giornale, un quotidiano milanese, le ha messo la fotografia a colori. L'ha visto? L'ho veduto. Hai capito che è lusso, eh? Beh, adesso lo dovranno fare sindaco lì al suo No. Comunque fuochi non artificiali, sembra, feste, gran bevute. E quello si sa. Domenica ho sentito un sacco di gente. Prima domanda, siamo pronti come al solito. Dumas, prima domanda, a che ora del mattino D'Artagnan si alza dal letto per recarsi la prima volta nella sua vita dal signor di Treville? Alle 9. Di chi era figlia Haidé, la schiava di Montecristo? Del pascià di Gianina, Alite Belen. Esatto. Come si chiamava il primo presidente assalito dal popolo parigino durante i disordini del gennaio 1648? Matteo Molé, veramente, Molé. Quarta domanda. Oltre l'olio ed il vino, di quale ingrediente conosciuto era composto l'unguento con il quale D'Artagnan unse le proprie ferite nell'osteria del Buon Mugnaio? Rosmarino. Esatto. Il nome del giornale che rivela la vera identità del conte di Morcerf? L'Impartial. Esatto. In 20 anni dopo, qual è la parola d'ordine che D'Artagnan dice alla sentinella della barriera dei sergenti? Luigi Errocroix. Errocroix, risposta esatta. Senti Sabina, devi di tenerlo fermo un pochettino. Ma non ci posso stare. Abbiamo ricominciato a scalpitare. Settima domanda. Nei tre moschettieri, quanto dice Porthos di avere pagato il proprio balteo ricamato? 12 domande. Spremuto dalle tasse di Mazzarino, al popolo non resta che l'anima e gli resta perché non è possibile venderla. Chi dice questa frase in 20 anni dopo? Tallone. Esatto, l'avvocato generale. L'avvocato generale. Di che colore era il pelo del ronzino di D'Artagnan? Giallo. Giallo, bello, che bel colore sto cavallo. Decima ultima domanda, chi erano i padrini designati da Alberto Morcerf per il duello con il conte di Montecristo? Beauchamp e Chateau Renaud. Risposta esatta, e purtroppo sono 9, ha fatto uno sbaglio. Attendo un momento che sentiamo. Chi era? Tullo Ostiglio. Risposta esatta, bravo Latini. Ma i Re di Roma, lirica da 30. Lirica da 30, per oltre 25 anni cantò al Metropolitan di New York. Qual è il suo nome? Giovanni Martinelli. Giovanni Martinelli, aggiungiamo altre 30.000. Questa è la calunnia e un venticello. Vogliamo sapere da lei, signor Latini, come si chiamano il personaggio che la canta ed il personaggio che l'ascolta. Uno è Don Basilio. E l'altro? E l'altro è Don Bartolo. Risposte esatte, guadagniamo altri compositori in sidecar per le vie di Viareggio. Puccini. Questo è Giacomo Puccini, ha visto? Proprio come i giovani. Abbiamo di nuovo il gioco. Io mi prendo il rischio di storia romana. Se prende il rischio di storia romana, va bene. Allora, caro signor Latini, 1.540.000. Allora, questo è il momento. Cosa ci giochiamo? Cosa vuol dire? 100.000? No. Quanto? Uno. Cosa? Uno cosa? Un milione. No, basta. Allora, un milione, attenzione. Guardi, le devo dire che è anche abbastanza fortunato, guardi. Ci sono due frasi. Ve victis e o tempora o mores. Quali due personaggi hanno pronunciato queste due frasi storiche? Per un milione c'è da vergognarsi, Ma è un caso che è capitato. Allora, ve victis, chi l'ha detto? Dico prima la seconda. O tempora o mores l'ha detto Cicerone. Esatto, ve victis. Ve victis l'ha detto Brenno. Risposta esatta! Andiamo a 2.540.000. Le devo dire una cosa. Pronti adesso per passare al gioco finale, e siamo ansiosi di vedere se il signor Latini conserva il titolo, ma soprattutto se batte non solo il record in fatto di vincite in una sola serata come l'altra settimana, ma addirittura il record in fatto di vincite totali al rischiatutto. Quindi passiamo dall'altra parte al tabellone definitivo. E passiamo al signor Marcello Latini. Abbiamo un raddoppio da 5.400.000. Allora, signor Latini, siamo pronti? Quale vogliamo? 1, 2 o 3? 3. Allora, la numero 3. Nelle quasi 10.000 pagine che compongono le opere di Alessandro Dumas padre, da lei predilette, si legge una frase che ricorda, in un certo senso, un'altra simile, famosissima,
contenuta nei Promessi Sposi del Manzoni. La frase è: io dico che questo matrimonio si deve fare. Allora, noi vogliamo sapere in quale romanzo di Dumas padre è scritta questa categorica affermazione. Chi è che la pronuncia? Tra quali personaggi dovrebbe essere celebrato questo matrimonio? E infine, chi si oppone a questo matrimonio? Se lei mi dà tutte le risposte esatte in un minuto, lei guadagna 5 milioni e 400 mila lire. E facciamo una grande festa, signor Latini. Allora, in quale romanzo di Dumas padre è scritta questa categorica affermazione? Nel Conte di Montecristo. E questo è esatto. Chi è che la pronuncia? È il signor di Villeforte. Il signor di Villeforte, esatto. Tra quali personaggi dovrebbe essere celebrato questo matrimonio? Fra la signorina Valentina di Villeforte e il barone Francesco d'Epinay. Risposta esatta. Ancora una, per favore, un momento. Chi è che si opponeva a questo matrimonio? Il nome completo. È il Noirtier di Villeforte, il nonno della il signorina nonno Noirtier è il padre di Villeforte. Del... Risposta esatta. Bravissimo signor Latini. Amici ascoltatori, credo che abbiamo battuto il record di vincite. Difatti, in questo amici momento... ascoltatori, 20 milioni e 20 mila, record assoluto. Faccio il record di Rolfi di 3 milioni, di oltre 3 milioni. Rolfi aveva vinto 16 milioni e 940 mila. Signor Latini, se lei è andato in prima pagina l'altra settimana, qui le devono dare tutta la prima pagina. 20 milioni.